Gabby, ciao Max, siamo qui collegati con il nostro Unzino che ha avuto una disavventura a casa. Praticamente io farò da traduttore perché lui, poveretto, è un sordo muto. Sordo no, ma mutangaro, non è sordo, ma ci sei. Praticamente ha avuto un problema quando è rientrato a casa. Senti, praticamente dice che ha avuto dei riscontri fisici quando è rientrato a casa, che sua moglie praticamente lo ha... Vedete dalla foto come lo ha combinato? Ecco, praticamente sta dicendo che lui tutto il giorno lavora e ovviamente ha avuto un disguido con sua moglie, non ha accettato la situazione, non capisco perché. È strano perché lui è un tipo calmo, bello, tranquillo, sembra non ha fatto mancare mai niente a casa. Giustamente ha rabbia perché dice: come mai mi ha picchiato in questa maniera? Che lo batto significa che praticamente quello di secondo piano, Bartolo, l'ha preso in culo batto. Che bello, tu! Ho capito. È successo che lui si è ritirato a casa, che è ritardato ad andare a mangiare, si è ritirato praticamente verso le 2 a casa, a pranzo. E già era tutto pronto a tavola. Quindi sua moglie, quando già era tutto pronto a tavola, non vedendolo arrivare, si è arrabbiata moltissimo. Quindi... quindi se l'è presa con lui, nel senso che addirittura è arrivata alle mani. Di più delle mani. Io praticamente non ho capito il motivo che è stato perché tua moglie ti ha picchiato. Ah, ecco, ti sei messa a giocare. Ti sei messa a giocare? Quando ti sei messa a giocare? 20 euro. Di più. 200 euro. 200 euro. Ti sei messa a giocare 200 euro. Ah, tu pensavi che era il paradiso praticamente. No! Luce. Ah, ti sei messa a giocare alla macchinetta di poker. Ah, ecco, tu pensavi che ti dava il bonus invece. No, ti bella. Ah, dovevi pagare la luce e hai speso 200 euro nelle macchinette, nelle videomacchinette, ho capito. Quindi quando sei arrivato a casa è successo un po' di ferio, ho capito. Come si fa? Uno che prende una pensione di 7.000 euro al mese non può giocare 200 euro al mese, cioè 200 euro ora alla macchinetta. Non si può giocare una cosa del genere. Lui prende praticamente 7.000 euro al mese. Era un combattente del Vietnam, no? Per questo lui si trova in questa situazione. Un combattente del Vietnam. Ma dove praticamente faceva l'altalena? Faceva l'altalena, no? Ah, ecco, ti facevi un... Ah, te l'hanno fatto così. Ci inzaccavano praticamente i missili. Ah, ho capito. Lui praticamente faceva il vice carro armato, nel senso che inserivano i missili. Inserivano i bossoli del missile, prima li lubrificava, poi lui si girava. Inserivano i bossoli del missile e i missili andavano ovunque, tutta l'area del mondo. Quindi per questo prende una pensione così. Ma com'è che hai perso la lingua? Ah, leccavi i francobolli, siccome l'area è distante. No? Non piangere, dai, no. Ho capito, un zino mio, ho capito.